insomma, è un pronostico che non ci avrebbe senso. Uno vaglia tutte le opzioni possibili, più che altro. Ma è un weekend pieno, di infortuni. C'è l'Inter-Fiorentina, insomma, che... C'è l'Inter-Fiorentina, hai detto bene. Che rischia, che potrebbe essere la partita più noiosa e quella più interessante, perché potrebbero essere due squadre che si concentrano sulla difesa e invece potrebbe essere giocata a volto scoperto con gli attaccanti riserve della Fiorentina, tra quali Illicic e questo Bernardeschi e Icardi, quindi potrebbe essere pure divertente. Bisognerà vedere come gli allenatori imposteranno la partita. Secondo me Mazzarri farebbe un errore a impostarla sulla difensiva, perché Montella invece secondo me si spingerà all'attacco, insomma, anche perché già la squadra non segna, non c'è attaccante di riferimento, se poi si chiude pure sulla difensiva è finita, cioè si muore il calcio, insomma. Sono d'accordo. E Montella non è il tipo da far morire il calcio, assolutamente. Bene, ci attende appunto Juventus-Roma, ma ci attende anche Chelsea-Arsenal domenica pomeriggio proprio alle 3, e ci attende anche invece sabato Valencia Atletico Madrid, la Valencia primo insieme al Barça e l'Atletico Madrid secondo alle 16 di sabato, appunto Valencia Atletico di Madrid. Passiamo proprio in conclusione invece a darvi un po' di notizie sulla Champions, sul fantacalcio della Champions, la Lega di Radio Roma Futura, che ha visto, tu devi sapere che questa è un po' particolare perché si gioca sul portale Magic della Gazzetta dello Sport, certo, che abbiamo ritenuto il più serio di tutti, assolutamente condivido, e che ti fa fare la Champions League, ma te la fa fare non giocando uno contro l'altro, ma bensì nel punteggio, sì, il punteggio che si fa, certo. E in questo momento, in queste partite, dopo Shamrock e Rose Football Club di Riccardo Vagnarelli del Nido delle Aquile con 77,5, Luca Quartu con Real Nuovo Salario 74,5, la Rustica di Davide Di Carlo con 74,5 anch'essa, 72,5 Lorenzo Rossi con la Subversiva Talenti, poi c'è il sottoscritto con l'Unione Barcelonista de Catalogna con 71,5% vedete il punteggio che si fa, il presidente Paolo Marchione col Partizan Talenti al 70,5, il Poppenham del consigliere Francesco Coroniti al 69,5, 68,5 per Accipicchia di Giacomo Bellecchi, detto bella bella, Marco Palumbo con la sua Pro Italia Caladina al 67,5, la Dana dei Lupi Football Club di Valerio Valeri al 67, l'Atletico Tavani di Roberto Tavani a 66,5, incredibilmente la S Martini Rosso di Pietro Giuseppe Liverotti al 59,5. Adesso io la voglio andare a vedere sta formazione, caro Matteo, perché è incredibile. Andiamo. Incredibile formazione risultati, eccola qui, a S Martini Rosso Buffon, Boateng, Maicon e Masuaki, Bale, Brahimi, Moutinho e Wisle, poi l'attaccante che non so pronunciare dell'Anderlecht, Aubameyang, Gervinho e Tevez, e ha fatto 59,5, incredibile, non gli ha giocato addirittura, no, che, beh, vabbè, io guarda veramente sono Pietro ha fatto un allibito, ha fatto una formazione abbastanza strana e questo è il risultato. Invece abbiamo parlato dell'ultimo, andiamo a vedere la prima, che è appunto lo Shamrock and Rose Football Club di Riccardo Vagnarelli, che invece lui si è presentato con questa formazione: Neuer tra i pali, eccola che arriva, Benatia, Dante, Mascherano e Pepe, Hazard, Ribéry e Rodriguez, Benzema, Müller e Neymar. Vabbè,
Insomma, gli hanno segnato Müller, Benzema e Neymar, tutti e tre gli attaccanti. Certo. Gli sono entrati al posto di Pepe, è entrato Mathieu che ha preso 6,5 e al posto di Ribéry è entrato Toni Kroos che ha preso 6,5 e al posto di James Rodriguez è entrato Oscar che ha preso 6,5, quindi insomma più 9 di bonus, 68,5 di 77,5. Questa era il Fantacalcio Champions Radio Roma Futura, quindi caro Matteo, se ci vuoi seguire, tutti ti seguirò sempre. Ecco, però diciamolo, sempre. Diciamolo che questa era la Champions, ma in campionato ce le guardiamo in campionato. Ciao Andrea, ci vediamo domani. Ciao Andrea. E a tutti, ecco, la prima parola che ha sentito qualcuno in radio di Andrea Minichini. Diciamo che nella la classifica, vedete, del campionato di Radio Roma Futura, la Tana dei Lupi e il sottoscritto, la Unione Barcellonista Catalogna, a 7 punti, a 6 Shamrock di Vagnarelli con Lorenzo Rossi e la sua supersiva Talenti, a 4 Bellenchi, Marchionne e Liverotti, a 3 Coroniti, a 2 Tavani e Palumbo e quarto a 1 la Rustica e Davide Di Carlo. E quindi sono un po' si cambia tra Champions e campionato. Beh, poi riparleremo domani anche delle partite che ci saranno domani. Matteo, ricordo, alle ore 18 più o meno con Federico il Pampa Sozio qui da Villa Gordiani, mentre ci saranno i preparativi della festa delle ore 21 che andrà in diretta su Radio Roma Futura.it, che saranno musicalmente gestita da Sound Good, da Lorenzo Lotto e Mirko Ippoliti, la festa di DGD Villa Gordiani. Andiamo in onda un po' così, raccontandovi quello che può accadere nel weekend calcistico con Federico. Noi invece ci rivediamo qui, certo, caro Matteo, perché so che ti piace stare qui in trasferta, mi piace in trasferta da Montesacro, ma ti piace stare qui perché è tutto più professionale. Ci risentiamo giovedì prossimo. Ho detto giovedì prossimo. Vediamo se giovedì o mercoledì prossimo, dipenderà dal giovedì prossimo. Perché stavo dicendo, perché non c'è l'infrasettima, ci manca la settimana prossima, sarà un bel problema perché non abbiamo né l'infrasettimanale, non abbiamo nemmeno brutto, vedi, la Champions. Ma quindi sarà... mercoledì tocca uscire di casa, aia, esattamente, aia. Ti tocca uscire di casa mercoledì, quindi preparati e... mi preparerò psicologicamente a questo evento. Esattamente, esattamente. Va bene, allora ci abbiamo avuto. No, non ci abbiamo avuto nulla. Io direi di andare alla conclusione perché non abbiamo veramente più nulla da dire. Vi abbiamo detto tutto. Esattamente. Tutto lo tranne che il Celtic ha appena segnato con Dino Zagabria e il Villarreal con la Pollone dopo 9 minuti. No, che c'è una schedina. Diciamolo. Diciamolo. Esattamente. Quindi io auguro una buona serata a chi ci ascolta, do appuntamento a domani, ringrazio Matteo Pietrosanti. Grazie a voi, grazie a te Max. Di aver condotto con me sempre meglio, poi arriverà il momento in cui la farei da solo, la farei con Federico o con Davide quando saranno presenti, quindi preparati perché dovrai anche saper gestire la console. Assolutamente. Che è una cavolata, insomma, vedi? Riesce a farla, riesce a gestirla Valerio Valeri, ma puoi gestire tu, insomma, o Lorenzo Rossi, voglio dire. Il turco che dovremmo risentire da Bruxelles, la settimana prossima lo chiamiamo sicuramente. Non dimentichiamoci del turco. Esattamente. Hashtag non dimentichiamoci del turco. Va bene Matteo, grazie. Grazie a voi. Ciao a tutti, buona serata. Un dia sentami tu e mi sofà. Veo la Champions y la Liga. Non quiero perderme nada del domingo y su jornada. Ni mucho menos un gol. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero.
quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Psycho Street.